Questo è lo spazio della città intorno a Mirafiori. Qui in questo punto c'è il baluardo del cimitero. E lì la motorizzazione. E qui il grande stabilimento di Mirafiori. Allora, noi abbiamo una condizione urbana di una certa intensità, perché abbiamo la via Orbassano, che si può semplificare, può diventare una strada a doppio senso. Scompaiono tutti gli svincoli che stanno da questa parte. Vanno tutti via perché l'autostrada passa sotto. Quindi si semplifica enormemente lo spazio, si apre e si libera la visione del cimitero, si può addirittura aprire una strada in asse col cimitero e alla fine abbiamo la via di Orbassano, il nuovo Corso Marche e la strada che fiancheggia la Fiat. Ecco, l'incrocio di questi cinque elementi non è semplice. E allora qua è venuto l'ipotesi di incominciare a pensare che questo spazio sia una grande piazza, una grandissima aiuola, una aiuola esageratamente grande, dove vedete il Corso Orbassano, la motorizzazione rimane, qui si libera tutto e dell'area acquisita dall'amministrazione pubblica, dove è già stato fatto un progetto per un centro di ricerca sul design, nasce una opportunità di nuovo allestimento dell'area esterna, ma sulla quale si può addirittura immaginare che il fronte della Fiat possa essere rigenerato con una proiezione verso i mondi nuovi e diversi su questo lato. Ecco, questo è uno schizzo assonometrico dove si vede il fronte Fiat, dove si vedono il fronte della ricerca, dove si vede il ritrovarsi delle cinque strade intorno a uno spazio comune, dove si vede partire Corso Marche, e questa è la nuova piazza Mirafiori. Questo è nello schizzo il parco delle cascine. Sono una, due, tre, quattro, cinque, sei cascine storiche. Io vi assicuro che quando ho visto le vacche pascolare sui prati dentro la città di Torino, quasi non ci credevo. Ho reso mi conto che è vero. Ho anche considerato che è un'immagine bucolica forse, eccessivamente bucolica forse, esageratamente sentimentale forse, ma un'immagine impagabile e insostituibile dentro una grande città. Allora, tutta quell'area che sta qua intorno, secondo me, ha da rimanere così, anzi, ha da essere migliorata. Questo è il Corso alla mano. Di qui abbiamo il baluardo della città di Grugliasco, un vuoto sul quale si sono scatenati le attenzioni delle amministrazioni pubbliche, facoltà di agraria, di veterinaria, facoltà scientifiche propongono di trasformare questo territorio e forse un pezzo in più. Però si è innescato una specie di processo curioso. Sono aree libere, quindi più ne prendiamo meglio è. Ammesso che sia possibile prelevarne, e rimane poi, che ne fai? Una volta che hai frazionato quest'area ulteriormente, è difficile riuscire a pensare cosa fare del resto, che cosa sarà il resto. Il resto sarà troppo poco, sarà proprio un resto destinato a scomparire. Allora, sia per questa ipotesi, sia per quell'altra della Cittadella della Salute, che da qui riprende praticamente tutte queste aree e se le ingloba in un possibile demanio della Città della Salute, occorre fare questo pensiero, se convenga pensare alle aree da acquisire o se non convenga pensare semplicemente alle aree necessarie per la costruzione. Avevo provato, dalle notizie che leggevo dai giornali, a dire ma se questa è la superficie necessaria per l'ospedale, forse bastano tre piani qua. È già tutto fatto. Invece di andare a prendere migliaia di ettari di territorio. E se per la didattica, per la ricerca forse basta questo, per la residenza forse basta questo. Allora questo ragionamento, adesso ci siamo incontrati, dovremo metterlo a punto insieme per vedere come arrivare a formulare un'ipotesi che tenga conto sia delle necessità e della programmazione della Città della Salute, sia del territorio e di ciò che resta. Perché se ciò che resta non ha un suo corpo, diventa un piccolo parchetto destinato a scomparire nei prossimi 20 anni.
Abbiamo parlato di Città della Salute, abbiamo parlato di università, sono quei settori nei quali Torino eccelle, che quindi meritano una collocazione di insieme significativa. Ma poi abbiamo un tremendo prato circondato dalle ferrovie. E qui sotto avete visto come si incontrano e si intrecciano gallerie per la ferrovia, gallerie per l'autostrada, raccordi ferroviari, eccetera. Quindi è un punto densamente infrastrutturato. Invece di lasciarlo così, noi avanziamo un'ipotesi eccezionale. Facciamolo diventare il luogo dove quelle funzioni speciali e che alludono a una proiezione verso il futuro hanno uno spazio in cui insediarsi, e con questo riusciamo a risanare un territorio di questo genere che non solo sarebbe compreso tra ferrovie, ma sarebbe anche molto complessificato dalle infrastrutture. E allora è venuto fuori l'ipotesi di fare un'operazione di questo genere, prendere tutto questo territorio e immaginare che si possa trasformare tutto questo. Trasformare come? Sotto passa la ferrovia, quella nuova, che man mano si alza e verrà a emergere qui lungo il raccordo per Orbassano, ma qua passa profonda. Se l'entrata è da Orbassano, questo sarà il ramo che va verso Porta Susa, poi questo sarà il raccordo verso Modane. Ma poi abbiamo l'autostrada sotterranea. L'autostrada sotterranea può aprirsi ai sotterranei di questa zona, la quale può avere un piano terra, diciamo così, che sarà destinato prevalentemente ai parcheggi, alle attrezzature che stanno a terra, perché se è racchiuso dentro una specie di grande edificio che si alza di 4 piani da terra. In questo modo il viale urbano, che deve superare la ferrovia qua, e la ferrovia è a terra e quindi deve scavalcarla, questo viale urbano può salire, entrare in questo territorio e ridiscendere. Se noi riusciamo ad avere 2 piani sotto di attrezzature che possono arrivare fino a fare una stazione lungo questa linea, una stazione del servizio regionale, diciamo. Se l'autostrada che passa sotto può aprirsi e avere parcheggi direttamente a lato, se il viale passa sopra e avere un sistema al secondo livello, diciamo, di viabilità di distribuzione di ciò che può stare qua dentro, e ciò che può stare qua dentro è tutto quello che occorre per la vita degli abitanti e dei lavoratori di questi edifici, che saranno uffici, che saranno forse anche residenza, ma che saranno funzioni speciali, vita, tutto questo poi può essere coperto da un piano che può essere facilmente verde. Ma a partire da questa altezza ci sono gli edifici che salgono. Gli edifici che salgono, l'ho detto l'altra volta e ho fatto un po' di scalpore, la mia osservazione sui grattacieli a Torino. Io sono convinto che il grattacielo non è il prezzemolo da mettere sulla città, e la sua ragione d'esistere non è solo quella dell'opportunità economica piuttosto che l'opportunità operativa, eccetera, eccetera. È un principio attraverso il quale si può realizzare una parte della città. Qui è possibile fare anche i grattacieli. Se sono organizzati su un sistema di accessibilità qualificato, di altissima opportunità, se fanno in modo che il traffico non diventi l'ingombro principale, se sono serviti con tutte quelle attrezzature che devono vivere a fianco dei grattacieli, altrimenti il grattacielo diventa un'isola in mezzo a una città che non risponde. Ecco, non dico che ci vogliono i grattacieli, ma dicono che pensando a un'area di questo genere si può benissimo pensare anche a un insediamento di grattacieli. È un'area opportuna, è un'area significativa, è un'area che può acquisire un simbolo, un valore simbolico nel sistema urbano legato a questo riordino della città, il punto dove certe funzioni privilegiate possono trovarsi insieme, aiutarsi, collaborare e diventare un luogo rappresentativo e riconoscibile della città.